Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Andrò, che è una certura, e c'è anche mia sorella, quindi. Va Di bene. andare con Valerio? Sì, perché la dovete fare così in grande? Cioè, sembra. No, No, ti perché poi divertirai. sono matti. Sono qua sotto casa. Ah, ti stanno aspettando proprio. Ma no, il bar è sotto casa mia. Ieri li ho Ah. incontrati in un bar sotto casa mia perché stanno uscendo qua. Sono andata con mia sorella e il suo ragazzo. Penso te che. Urca vita. E li ho Bam, dito incontrati. nel culo e comincio a pulire. Sì, Non è un dito. massaggio Aspetta, prostatico, no. adesso. No, non dito, però vabbè, La comunque masturbazione. una bella pulizia anale con le salviettine quelle bagnate tipo per i bimbi. Cioè, ma gli metti proprio il dito No, no, il dentro? dito, no, il dito no, intorno, per levare dai Intorno. peli, perché lei poi è tanto pelosa, quindi gli si attaccano i tarzanelli sui peli. Ma ce l'hai lì vicino E adesso? lì. No, dopo te la prendo, dopo te la prendo, te X, la e faccio. te lo dico, sai che sto a finire. Parlo in romano, ma sono del Brasil. Sono del Brasile. Ah, come Platini non è vero. Quello è francese perché ti piacciono le baguette. Super il culo, vado un po' duro. Sono il numero uno e finisce sempre così. Ah, non ho fantasia. Come fanno a far freestyle questi, mamma mia. Ah. Ehi, mamma mia. Ehi, mamma mia, tu dici platini, baguette, io ti dico platinette. Vado avanti e mi metto una parrucca. Sappiamo quanto cazzo sono brutta. Vado avanti, tu bevi quell'acqua. E te lo dico, mando un saluto a Tarta. Perché la mia tartaruga si prosciuga nella sua merda. Sappiamo, è morta illusa. Ah, ehi, ok. Giro dai tempi di Zoda, Poi Iflex. sottomesso bastardo che ha donato ancora un euro. Raga, adesso li state donando a me, ve lo dico. Me li tengo, Ok. Questi eurini me li O tengo. se no, raga, minchia, facciamo la sabato e vaffanculo. Chi se ne frega anche se la buttiamo via. E dice che è tanto buttata via sabato. Sì. Sabato prossimo. Ma venerdì, zii, venerdì. Venerdì prossimo. Venerdì prossimo. E allora non ha senso. Grazie comunque. 14. Non è vero. Sì, Non è giuro. vero, dai. Ma tu sei Mantex di Mantex e Mina? No. Sei fratello suo? Non so manco chi è. Ma tu hai letteralmente. Bau bau, basta! Scusate. Ok, hanno smesso. Tu hai letteralmente 13 anni, cioè tu Mio sei primo, ma del 2008, tranquillo. nel senso. Oh, scusa un attimo. Oddio. Sei su una barca? Ha chiesto di essere messo di fianco a te? Non so. Grazie. Grazie mille. Oddio. Era per me, vero? Certo. Vuoi parlare solo con Gaia? Chi è che è Un bello quel coso, un cane, chiamalo. cavatappi. Chi è Green che lo volevi vedere, di è? Ma che Che bello. bello. Giusto fare. Aspetta, Bello. mettigli le Infatti è cuffie. cresciuto una cifra, È oh. cresciutissimo. Guarda che bello. Mettigli le cuffie, Zanone, perché io riesco a parlare con gli animali. Vuoi parlare con il mio cagnolino? Di Sì, metti un Zanone, di attimo è. le cuffie. Ma Intanto mi prego. sentite? No, Sì, però non non ci gli vede va. meglio, No, purtroppo. Me le mangia. Ma Non si può riesce. Hai fare. le casse? No, le casse non ce l'ho. Aspetta. Vai. Mazza, Eccola. diventa più bello. Eccola. No, me la sta a fa incazzà, frate, me la sta a fa No, no, no. incazzà. Ma no, ma Finora. gli ho detto incazzati, non è che gli ho detto chissà che Brava, cosa. Valentina. Oddio. Cazzi. Ecco, già che ecco, il cavaliere io non lo posso battere. Già ve lo dico, questa è persa. Questa è completamente persa. Già ve lo dico, questa è proprio persa già in partenza. Ecco. Morta pure la principessa. Questa è proprio persa a prescindere, quel cavaliere. Sì, magari non era. Allora, perché io ho pensato, effettivamente è difficile che un cavatappi possa stare dritto su una sedia, perché cade, no? Però io devo avere. È un po' buggato, GTA. Salve, signori, scusate, posso farvi una domanda? Posso una domanda?
Potrei sapere dove c'è festa? Vai al Singeto. Mi dici il civico, per favore? 690-610. Grazie mille, gentilissimo, davvero. Ciao. Valerione. Bellissimo, Gaia, credo. Ciao. Tu che cosa ne pensi di tutti quei ragazzi? Ciao, Jody. Dietro. Ciao, Rubino. Miriam? Ciao, Vezzone. Ciao, Vale. Ah, ma davvero è ragazzo da grisa funghi, lui? Sì. Io, Grinch, l'avevo detto che ero in casa con un po' di persone. Sì, no, Giubbon, sì, sì, ci sta, ci sta. Ma sì, vabbè, ma nel 2021 le orge... Vabbè, dimmi, no, dimmi. No, è vero, bravo, aspetta. Ma come l'ha preso? Oh, grande. Attenzione. Ragazzi, cose tutti che contro di noi. Cosa? Ha esultato. Ma che cazzo è lui? Dai. Brava. Ma brava un cazzo, abbiamo perso. Dai, vai. No, vai. Penitenza. Vabbè, Vez, prendi penitenza. Qual era questa? Dai, penitenza, Vez. Oh. Vai. No, penitenza. Okay, okay. Ciao. Però aspetta, buona la faccio chiamata. Stare qua un secondo, oh, così. Questa roba perché l'avevo pensata. Strano, eh? È una cosa un po' contorta. Va bene. Strano, sì. Valerione, c'hai la storia? Valerio sta facendo i cazzi suoi. Davide, tu c'hai la storia? Sto letteralmente scrollando. Sì, posso provare a raccontarne una io, anche se ascoltando quella di Gaia non ho avuto il tempo. Però vabbè, ci provo, dai. Vai. Allora, praticamente, io quando ero più piccolo andavo sempre a giocare a calcio. Sempre, poi ho smesso. Vabbè. Grazie Matteo Alari, grazie mille. Grazie mille. Va bene, dopo il borghetto. Torniamo a divertirci. Ma questo ce l'ha, cosa? Sì, sì. Arrivo. Fermati però, ti prego. Aia. Guarda, io già ho la cervicale, poi tutti. Ah, perché il collo tu? Col collo ce l'ho più lungo del tuo. Ma io ce l'ho. Ops, qualcuno è saltato. La macchina è più leggera del dopoguerra. Beato te, Dio bestia. Simone. Se hai voglia di fare questa cosa qua. È un format vecchissimo che facevo all'inizio su Twitch, in cui praticamente è molto semplice, ognuno di noi racconta un aneddoto divertente del proprio passato, una roba, una storia comunque figa da raccontare, e deve scegliere se raccontarla vera oppure completamente falsa. E praticamente gli altri, attraverso le domande, devono riuscire a sgamare la persona se ha raccontato una storia vera oppure falsa. E poi gli altri devono appunto indovinare e dire, per me questa storia che ha raccontato è vera o meno. E poi, insomma, vince chi indovina più storie degli altri. E chi inganna più la gente, insomma. Cosa ne dici? La tua chat che cosa dice? Ha voglia di fare questa cosa? Gli piace, ha voglia, sì. Lo facciamo. Anche perché, sì. Iniziate voi ovviamente, perché io poi... fantasia parlando faccio cagare, oppure devo pensare a qualcosa, perché al momento non mi viene in mente niente. Okay, gli ultimi 3 anni della mia vita sono stati completamente davanti al PC, c'è poco da raccontare. Ma sì, ma anch'io ho pochissime storie ormai da raccontare, però ne racconterò una vera oggi.